Sei un fotografo, un videomaker e vuoi realizzare anche tu un limbo ciclorama come il nostro? Bene, segui questo video perché ti spiegherò passo passo come lo abbiamo realizzato praticamente da soli. Per chi non lo sapesse ancora, un limbo ciclorama è uno sfondo curvo, privo di angoli visibili, progettato per creare uno sfondo uniforme nelle riprese fotografiche e video. Questo ci permette di isolare il soggetto, eliminando qualsiasi distrazione visiva e ottenere un risultato altamente professionale. Fase 1. Scelta dello spazio. Dopo l'entusiasmante apertura del nostro nuovo studio, abbiamo riconosciuto l'importanza di avere un limbo ciclorama. Il primo passo è stato individuare lo spazio adatto per noi, considerando la larghezza, l'altezza, ma soprattutto la distanza che avremo avuto dal soggetto. Questa infatti è una scelta importantissima. Fase 2. Progetto 3D. Con lo spazio definito è iniziato il momento di domandarsi come facciamo effettivamente a realizzarlo. Dopo una ricerca online ci siamo resi conto che non ci sono aziende specializzate in questo tipo di costruzioni, o comunque non vicino a noi e sono estremamente costose, quindi abbiamo optato per fare noi tutto il lavoro. Il primo passo quindi è stato quello di identificare come è composto un limbo. Un limbo è composto da pareti, pavimento e soprattutto le curve. Mentre per pareti e pavimento le indicazioni e quello che avremmo dovuto fare era abbastanza chiaro, la sfida più grande era capire come realizzare queste curve. Scartata quindi l'idea di andare su aziende specializzate, abbiamo optato per costruirle noi. Ma come? Il legno era troppo costoso, in cemento sarebbero state troppo pesanti, quindi abbiamo optato per il polistirolo, un materiale leggero e modellabile. Quindi con le misure precise del nostro limbo e con un progetto 3D che abbiamo trovato online, ci siamo rivolti a un'azienda locale per produrre le sezioni delle curve. Fase 3. Montaggio e rivestimento. Con le sezioni di polistirolo pronte, potevamo iniziare con il montaggio. Il primo passo è stato creare una controparete in cartongesso. Questa per noi è stata una mossa astuta, non solo per nascondere la finestra che avevamo, ma anche per ottenere una superficie liscia e priva di imperfezioni. Dopo aver costruito il telaio e applicato i pannelli, abbiamo rivestito il pavimento con un legno MDF, una scelta praticamente obbligata per evitare complicazioni di verniciatura sulle piastrelle e garantire un'omogeneità della superficie. Le curve sono state collegate con il silicone, attenzione, evitate solventi per non danneggiare il polistirolo stesso. Fase 4. Verniciatura e rifinitura. La sfida successiva è stata la verniciatura. Considerando le diverse superfici di polistirolo, legno e cartongesso, per garantire un aspetto uniforme abbiamo rivestito le curve con stucco e cemento termico rinforzandole. Dopo l'asciugatura, ogni curva è stata levigata per ottenere un risultato impeccabile. Successivamente abbiamo applicato un aggrappante su tutta la superficie, garantendo così ulteriore uniformità. Con tre mani di vernice lavabile bianca abbiamo ricoperto tutte le superfici. Infine, la parte inferiore calpestabile del limbo è stata rivestita con un vetrificante, rendendolo carrabile e facilmente pulibile. E così è nato il nostro limbo ciclorama. Mi sono reso conto che online non ci sono praticamente guide in italiano che spiegano come realizzarlo, quindi se volete degli approfondimenti o farci delle domande, noi siamo qui per aiutarvi. Considerate che in tutto il nostro limbo ci è costato intorno ai 3.500-4.000 euro. Inoltre vi ricordo che se non riuscite a realizzare il vostro limbo o non avete lo spazio per farlo, noi lo affittiamo e quindi contattateci per avere il vostro spazio e creare i vostri contenuti.